i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calciolecco dei by day. Oggi è martedì 9 gennaio 2024 e stiamo come sempre in questo grande grandissimo frullatore tritacarne, preferite voi insomma l'elettrodomestico, comunque chiamato calcio mercato, e partiamo proprio da qua perché ieri in serata abbiamo fornito veramente tanti tanti aggiornamenti sul mercato blu celeste. Abbiamo avuto parecchie cose da dire, l'abbiamo fatto a ridosso e durante una puntata alla fine extra large del blu e il celeste, che insomma si è allungata ben oltre il consueto termine delle 23, ma saremmo veramente potuti andare avanti ancora per un'oretta comoda, mi sa, con la questione stadio, sulla quale comunque torniamo adesso e magari diciamo qualcosa che non siamo riusciti a dire insomma poche ore fa, di fatto che abbiamo finito a ridosso di mezzanotte. Parliamo di mercato. Allora, situazione più importante che si è sbloccata, parto da qua, da Emanuele Noel, centrocampista italo-albanese del Brescia. Come vi abbiamo detto poi nei giorni scorsi, o meglio ieri di fatto, si è iniziato ad apprendere domenica sera, il Brescia ha alzato le richieste. Per Brescia intendo il patron Massimo Cellino, da zero a un indennizzo attuale, non futuro, per far partire il proprio centrocampista. Ricordo, centrocampista in scadenza di contratto e fuori dal progetto tecnico, tant'è vero che si è allenato spesso con la primavera, oltre a non aver praticamente mai giocato, sulle due presenze da titolare con la maglia delle rondinelle. Quindi poi c'è anche da capire se effettivamente l'accantonamento sia stato voluto da Castaldello prima da Marampoio, se invece sia stato imposto dall'alto, perché queste cose soprattutto con uno alla Cellino succedono e come sono abbastanza all'ordine del giorno, basta insomma cercare il suo storico e vedere insomma quanto sia invasivo nelle scelte tecniche, tecnico-tattiche, il patron, tra l'altro anche ex Cagliari. Ecco, quindi Cellino ha alzato le sue richieste, alla fine tutto sto gran casino per 10.000 euro forse. Perché forse? Perché questo indennizzo verrà eventualmente riconosciuto dall'Lecco a fine stagione in caso di salvezza acquisita. Veramente un contentino, un buyout, ma più insomma quello che vale il prezzo della... dell'intelligenza, mi viene da dire, in questa trattativa. 10.000 euro per uno che in estate ha mosso varie monti in cause che gli sono costate molto di più. 10.000 euro, ragazzi, veramente parliamo del niente. È veramente sembrata una questione di rivalsa, mettiamola così, su di uno che l'ha criticato aspramente in estate. Insomma, è stato un po' il prezzo di quella roba lì, mi viene da pensare. Ecco, non ci vedo molte altre spiegazioni perché parliamo proprio del niente. Un mio amico bresciano, collega, mi ha detto: ma facciamo prima giocarsi la carte, forse la trattativa andoi, forse magari ha temuto che il patron di Nuno potesse vincere, visto che ecco ha una certa esperienza nei giochi di carte, non diciamo niente di non risaputo nel mondo non solo calcistico. Ecco, sul nostro patron, che è un giocatore d'azzardo e che a carte insomma è solito spendere il proprio tempo, soprattutto insomma a San Vensale, ai tempi anche recenti di Capodanno. Quindi situazione andoi, si sblocca così, trasferimento ovviamente a titolo definitivo, si va verso la fumata bianca in giornata odierna, quando ci sarà un aggiornamento tra le parti. Definito invece l'approdo di Andy Salcedo, che arriva in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dall'Inter, è arrivato ieri sera in città, quindi lui come l'Umakiva della Roma, che invece arriva a titolo definitivo e firma un triennale, il classe 2003, anche lui con una clausola per percentuale di futura rivendita in favore della Roma in caso appunto di futura cessione onerosa da parte dell'Ecco. Entrambi sono arrivati in città ieri sera e oggi arriverà il deposito dei contratti e arriverà l'ufficializzazione, primo allenamento, foto di rito, immagino, insomma tutto fatto comunque per entrambi, che sono già virtualmente due giocatori blu celesti.
quindi queste tre situazioni al momento non sono definite, e anche la terza di Indoe sembra essere ormai diventata fluida. Sempre sul fronte delle entrate, aggiornamento sulla situazione Marco Frigerio, nuovo aggiornamento ieri tra il patron di Nullo e Enzo Raino, il suo procuratore, che è anche il procuratore di Salcedo, e insomma si fa conto su di lui, si fa conto, non sarà una cosa rapidissima, perché sappiamo più che bene che il Foggia, consapevole del fatto che non può avanzare grandi richieste per la cessione di questo suo giocatore, visto che ha in scadenza di contratto e di fatto non vuole far parte di questo progetto tecnico, continua a spingere per prendere Beretta. E vediamo insomma se questa operazione sarà duplice, se l'Ecco Terradura aspetterà e piuttosto rimanderà l'operazione Frigerio a luglio, quando la concorrenza sarebbe più elevata. Vediamo, ecco, lo stato delle cose è questo, è quello che vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi. Prego, vi informiamo su questo aggiornamento tra le parti con Raiola, che insomma, secondo quello che abbiamo ricostruito, sarebbe stato fiducioso sulla possibilità di realizzare entro il termine del 20 febbraio delle 20 del primo di febbraio, chiusura del calciomercato, questa operazione, evidentemente a titolo definitivo anche in questo caso. Quindi aspettiamo questa circostanza che possa produrre tutti gli inserimenti delle varie caselle al posto giusto. Altra questione, Eusebi, perché il Taranto continua a pressare per Capuano, è un giocatore giusto per la sua rosa. Al sud Eusebi ha la sua terra promessa, perché è un giocatore che al sud Italia ha sempre fatto sfracelli nel campionato di Serie C, molto più che al nord, per quanto poi abbia vinto a tutte le latitudini Eusebi, però ecco, al sud veramente lui ha dato il meglio nella sua carriera, numeri alla mano. Il Taranto offre un contratto importante da un anno e mezzo. Il giocatore, sappiamo che Alecco non ha oggi la prospettiva di un rinnovo contrattuale, è un po' il discorso che vale anche per Galli e Giudici, per Lepore non c'è a oggi la prospettiva di un rinnovo in tempi brevi, sul finire di stagione invece molto di più, situazione che insomma porta Alecco a essere tranquillo sulla situazione Lepore, quello che vi dicevamo ieri. Mentre per Eusebi, evidentemente con l'arrivo di Salcedo, il ventilato arrivo di una nuova punta che possa essere questa più avanti con l'età, o anche insomma un under come Lazetic, potrebbe togliergli uno spazio che già è risicato e rendere di non semplicissima gestione la sua posizione, anche perché il giocatore è apprezzato dalla tifoseria per la situazione umana che ha vissuto nella passata stagione, e comunque per aver dimostrato attaccamento alla maglia, al di là del fatto di aver giocato complessivamente veramente poco, ma vi posso assicurare che si è veramente integrato bene nella realtà Lecco, tant'è vero che insomma le resistenze sono proprio da questo punto di vista. Sta bene a Lecco, la famiglia sta bene a Lecco, i figli stessi si trovano bene in città, a scuola, anche all'interno dell'Academy Blu Celeste, insomma sono inseriti. Il giocatore anche a livello di come papà è apprezzato dagli altri papà, dalle altre famiglie, dei compagni di squadra di uno dei figli, insomma si è integrato perfettamente, e queste sono le resistenze sue e sono assolutamente legittime, pur avendo solo 6 mesi di contratto e però che ha prospettiva di giocare. Ecco, l'offerta che mette il Taranto sul tavolo è allettante, e quantomeno le riflessioni sono in atto secondo quelle che sono le informazioni che abbiamo recepito poi durante la serata di ieri. Vediamo se ci saranno sviluppi. Il Lecco non lo spingerà insomma male parole via, non lo metterà fuori dal progetto, però ecco, la situazione è chiara. Il nome di Eusebi è stato messo tra quello dei possibili partenti, diciamo 50-50, e con l'offerta giusta la sua cessione diventerebbe
assolutamente possibile. E siamo sempre anche noi stati chiari nel racconto della sua posizione, della sua, di Battistini, Giudici, Galli. Non sono giocatori sicuramente blindati. Su Battistini c'è la sicurezza in più, che quella è il contratto fino al 2025. La situazione di Eusepi è molto simile a quella di Galli e Giudici, voglio dire, con la giusta offerta tutti possono lasciare la squadra, nonostante appunto non ci sia, insomma, una messa alla porta come è stato invece per Pinzauti, Zambataro, Magni e via dicendo. Quindi ecco, questo sul fronte mercato, con le notizie più aggiornate che sono arrivate, insomma, durante già la tarda serata di ieri, anche durante la trasmissione abbiamo aggiornato passo passo su queste possibilità. Sul fronte stadio vi aggiorniamo. Ieri abbiamo parlato con Giulio Ceppi, che è architetto, chiaramente progettista, che ha seguito i lavori che ha redatto il piano di adeguamento dello stadio per la Serie B. Ci ha parlato di uno stadio veniristico, ha fatto un po' sognare, ha parlato di uno stadio aperto alla città. Oggi evidentemente è chiuso e apre solo quando Lecco gioca. Quindi ha parlato, insomma, di uno stadio più in linea rispetto agli standard che si vogliono inseguire altrove, rispetto anche a quello che si è fatto a Bergamo, si sta finendo di fare a Bergamo in questi anni. Sicuramente parole che suonano in un certo modo alle nostre orecchie. Ieri sera invece è arrivato un passaggio in consiglio comunale rispetto alla situazione della quale vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. 4 emendamenti proposti dal capo mio gruppo di appello per Lecco, Corrado Valsecchi, tutti respinti. Ora, si poteva discutere della bontà di tutti. Sono tutte opere che servono allo stadio, al quale servono però molte più migliorie, più uno grandi che vadano oltre le pezze messe, perché adesso poi per essere onesti, un piano di adeguamento che ha messo delle pezze rispetto alle mancanze che c'erano per avere i requisiti minimi per giocare in Serie B. Condivido una cosa tra le varie che riporto adesso rispetto a quanto ha detto l'architetto Ceppi. Oggi lo stadio vede la convivenza di vari adeguamenti fatti in questi ultimi anni, diciamo la promozione in Serie C in poi, quindi dal 2019 in poi. Serve legare questi pezzi, togliere quello che non va bene, migliorare quello che già c'è che può essere migliorato, rendere tutto più armonico e più funzionale, efficientamento energetico e via dicendo, miglioramento acustico, per come la vedo io anche l'inglobare la palazzina dove si trova la scherma, la bocciofila e via dicendo sarebbe cosa buona e giusta, e si può lavorare assolutamente a livello di servizi, palestra e via dicendo, è comunicante praticamente, quasi quell'area con cui si può rendere comunicante e quindi far bene anche in tal senso, e va tutto il discorso che va armonizzato, cosa che oggi evidentemente non è inserita meglio nel tessuto urbano della città. Ieri sera, torno quindi al passo di prima, è stato tutto respinto, si può discutere su tutto, indirizzamento politico e altro. Sinceramente lo 0,7%, quindi 76.000 euro di investimento dell'avanzo di bilancio presunto, ma sicuramente non fuori dal mondo rispetto a quello che sarà poi la cifra certificata che verrà depositata, per andare a migliorare la situazione dei disabili, penso che assolutamente sarebbero state da assimilare una spesa sociale, da fare un investimento giusto, doveroso, non elevato, ripeto, lo 0,7% del bilancio, dell'avanzo di bilancio previsto sul 2024, spesa ridicola per un'amministrazione comunale che in realtà durante questi anni ha buttato soldi seguendo chimere, invece in tal senso avrebbe potuto andare a regalare una maggior qualità della vita, perché poi usufruire al meglio di uno spettacolo vuol dire migliorare la qualità della vita a delle persone molto sfortunate che insomma chiedono solo di vedere dignitosamente e nel modo più simile possibile rispetto al normodotato quelli che sono le
vivere una vita normale, quanto più possibile normale, all'interno di una condizione disagevole per forza di cose. Credo che qui si sia persa un'ottima occasione, tra l'altro anche non costosa, se proprio dobbiamo scendere sul livello più basso della discussione, per fare una bella figura. Questo va molto oltre rispetto all'installazione delle barriere, dei vetri stratificati, del migliorare l'impianto di illuminazione, efficientarlo in maniera più corretta. Qui si parlava, ripeto, di spesa sociale. Questa è l'amministrazione che con la spesa sociale si è riempito tanto la bocca, ripeto, ha perso una bella occasione per dar seguito alle parole spese dal 2020. In avanti, non è un discorso politico, sapete che benissimo che era di politica, non ne facciamo. Ci ritroviamo domani, seguiteci oggi, perché sarà ancora una volta una giornata molto molto calda sul fronte calciomercato e non solo. Buona giornata a tutti, forza Lecosè.